a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi siamo qui con il primo video del 2021. Ebbene sì ragazzi, abbiamo raggiunto i 900 iscritti proprio qualche giorno fa, alla fine dell'anno insomma. Quindi possiamo dire che questo è un po' anche uno speciale 900 iscritti, ma più che altro è un video per inaugurare il 2021, sperando che non sia come il 2020. Diciamo che per me quest'anno è stato davvero pieno di cambiamenti, sia nella vita insomma, perché è un po' quella di tutti noi è cambiata con tutte le restrizioni, sia dalla parte del canale, perché sì, ho cambiato totalmente il mio format durante l'anno e ho fatto vari test, diciamo. E se doveste chiedermi quali sono i 5 video che vi consiglierei del mio 2020, oltre alle top, insomma, quelle sono sottintese, io vi darei questi 5 video che vi sto per dire. E per primo, ragazzi, di sicuro vi vorrei consigliare di vedere questo video. Diciamo che mi sono impegnato davvero tanto per farlo. Quando ho trovato Mr. P ci sono rimasto davvero bene, perché mi piace tanto giocare con Mr. P. E mi sono detto, ma perché non lo mandiamo a grado 20 livello 1? Insomma, ho comprato la skin appena uscita, ho fatto un delirio. È stato bellissimo, soprattutto montarlo, perché l'ho fatto, mi ricordo di averlo fatto proprio al volo questo video. Era davvero davvero un montaggio veloce, perché era venerdì, se non sbaglio, era venerdì, ero appena tornato a casa e non avevo preparato nulla, stavo aspettando la skin per registrare il video e quindi ho fatto tutto quel giorno lì, è stato tutto un flash, diciamo. Però alla fine mi è uscito bene, mi piace veramente tanto, soprattutto per la canzone, anche perché è Mr. P, insomma, è Mr. P. Quindi, se dovessi consigliarvi un video, vi consiglierei questo. Poi ragazzi, il prossimo video che vorrei consigliarvi è questo. Come dice la copertina, questo video è letteralmente un test, ragazzi. È stato un test che poi non ho più portato avanti, diciamo. L'ho fermato con quel video, quel test, perché sì, mi piaceva montare, assolutamente mi piaceva montare così. Mi sono divertito tantissimo nel farlo, un po' meno nel registrarlo, perché in quel video mi vedrete molto sclerare. Questo video è probabilmente uno dei più peculiari di questo 2020, dato che mi pare che inizio 2018 o inizio 2019 io montavo normalmente così, insomma. Poi ci ho perso un po' la mano, mi sono meccanizzato un po'. Ho provato a riprendere in mano questo stile di editing e mi è piaciuto tanto. Trovare quelle clip è stato molto difficile, ma alla fine ce l'ho fatta. Soprattutto quello della secchiata, io quello per trovarlo ci ho messo una cosa come 20 minuti, era troppo introvabile. È stato davvero bello montarlo, mi è piaciuto davvero tanto e il problema però è che è difficilissimo trovare tantissime clip. Io ne ho usate tipo una ventina solo per quel video. Mi sono divertito, però non credo di voler fare tutto questo lavoro per un video di quanto, 5 minuti? Preferisco concentrarmi su qualcosa di più lavorato, insomma, ma più produttivo. Però, se voleste farvi una piccola risata per un video veloce, insomma, di 5 minuti, questo test fa per voi. Un terzo video che mi piacerebbe consigliarvi è questo. Allora, ragazzi, è stato pubblicato a marzo, quindi c'era già la quarantena, insomma, ma noi l'avevamo registrato molto prima, mi pare l'avessimo registrato gennaio, forse. È stato bello soprattutto per il green screen che poi a un certo punto è spuntato. È stato bello, volevamo intavolare una serie, Minecraft Hardcore. Abbiamo lasciato perdere dopo quel video. Diciamo che è andato un po' male, perché sì, siamo morti più volte, sì, abbiamo creato più mondi, sì, abbiamo comunque fallito. Però è stato divertente, davvero divertente, spassoso soprattutto. Poi abbiamo i nostri golem che venduti, che attaccano solo me e Michael no. Insomma, se vi piace comunque Minecraft oppure i video semplici, questo fa per voi. Non c'è dietro tanta lavorazione, siamo semplicemente noi due deficienti che giochiamo un gioco malissimo. Però è bello, quindi ve lo consiglio davvero. E ragazzi, il penultimo video che vi consiglio è questo. Per quanto vi consigli davvero tanto la serie di Dark Souls, che è davvero divertente e intrippante, il gioco è davvero bello, questo episodio in particolare è quello che mi è piaciuto di più finora. Adesso siamo al 7.
Finora è quello che mi è piaciuto di più perché c'è l'adrenalina, c'è io che cado dalle scale, c'è tutto, c'è... Cosa può mancarvi? Cosa volete di più dalla vita? Il demone capra. Il demone capra. Ma come si fa? Come ho fatto a metterci un'ora, due ore? Quanto ci avevo messo? Ci avevo messo tantissimo. Però è stata una sfida, è stata davvero una sfida, ci abbiamo messo due ore, infatti quello è tutto, quel video non doveva esistere. Battiamo demone capra, andiamo nelle profondità. No, ho dovuto creare un episodio a parte perché in quelle due ore è successa tantissima roba. Sono morto. Però si sono create tante situazioni che non potevo eliminare, insomma. Quindi ho deciso di fare un episodio a parte con questo demone capra, insomma, questo ferocissimo nemico. E niente, direi che ne è valsa la pena. Quindi se doveste riguardare la serie di Dark Souls, questo episodio, per ora, secondo me, sarebbe il migliore. L'ultimo video che vi consiglio quest'anno. Quello che vi consiglio di più, in verità. Insomma, ragazzi. Eccolo qui. Questo video... non è spolato molto nel mio canale, ma io ve lo giuro, è una perla, è uno dei migliori del mio canale. Quel video io me lo sono riguardato tipo 5 volte, per quanto era bello, perché è davvero spassoso, è davvero divertente, ti mette una... non lo so, ti lascia un qualcosa, ti rallegra la giornata, insomma. Come ve lo dico? Come ve lo spiego? C'è un qualcosa in questo video che io non riesco a esporvi, ma è davvero catturante. Non ho parole. Questo video io non ho parole. Abbiamo un genio nel disegno. Incredibile. A parte le nostre doti artistiche che sono fuori dal comune. Però, oltre a questo... siamo davvero, davvero, davvero stupidi. Quindi ragazzi, dura un quarto d'ora, ma per chi magari ha avuto una brutta giornata o si vuole fare una risata per rallegrarsi, questo video è perfetto. Il risultato lo vedrete. Quindi ragazzi, questo è tutto. Questi erano i 5 video che ho deciso di consigliarvi quest'anno. Facciamo 9 con le top inserite. Ragazzi, spero di donarvi molti altri sorrisi in questo 2021, anche se è stato difficile portarvi quei sorrisi perché siamo stati tutti divisi, insomma, non potevamo mai vederci, abbiamo fatto queste cose qui un po' su internet, ma è andata davvero, davvero catastroficamente perché le nostre connessioni, diciamo, che non sono proprio da 5G, non sono proprio fibra. Quindi ragazzi... questo video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!